Dal discorso parlamentare in occasione della proposta di legge sul divorzio del 25 novembre 1969. Lo Stato deve tendere a fare in modo che tra i figli e i genitori, anche quando si arriva alla rottura dell'unità familiare, si mantenga il più possibile una relazione che non solo abbia in sé rispetto, ma sia piena e completa. L'intervento dello Stato che sancisce la colpa dell'uno o dell'altro dei coniugi nel momento della separazione è qualcosa che influisce anche nel rapporto dei figli con il coniuge che viene accusato di colpa. È qualcosa, quindi, che viene a ledere profondamente il rapporto tra genitori e figli. Noi chiediamo una legislazione di diritto familiare che veda, in ogni caso, la prevalenza nelle controversie fra i genitori dell'interesse dei figli, per cui tutte le norme relative all'affidamento devono essere prese soltanto nell'interesse dei figli e non sulla base della colpa dell'uno o dell'altro coniuge. Chiediamo infine, onorevoli colleghi, il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, che non fanno parte di un nucleo familiare di fatto, perché costoro sono come tagliati fuori da ogni diritto, anche nei confronti dei genitori. Credo che questo sia l'aspetto più drammatico del problema dei figli nati fuori del matrimonio. Noi chiediamo che sia possibile il riconoscimento a tutti gli effetti dei figli nati fuori del matrimonio, sia in costanza di matrimonio, sia quando quel matrimonio si sia spezzato, perché riteniamo che questa sia l'unica soluzione possibile, l'unica soluzione morale giusta. I figli non chiedono di venire al mondo e la responsabilità del fatto che siano venuti al mondo non è loro, è dei genitori che li hanno messi al mondo.